Ma prima di continuare con le notizie che abbiamo avuto quest'oggi, volevamo parlare con la nostra dottoressa che è finalmente tornata con noi, che diciamo che è un esperto un po' su tutte le gamme di questi argomenti. Parliamo adesso con Erika Poli. Ciao! Buongiorno! Ciao carissima, bentornata! Ma bentornate anche a voi! Grazie! Abbiamo un po' iniziato la stagione di Kristen Love parlando della felicità e il fatto che è contagioso o meno. Abbiamo appena letto adesso uno studio che dice che la felicità è più contagiosa della tristezza. Eh sì, ci sono moltissimi ti torna? Sì, torna, ma tra l'altro meno male. Ma come mai? Come mai questo fatto? Ma perché esiste una chimica della felicità, il nostro cervello crea costantemente sostanze, ormoni, neurotrasmettitori che sono decisamente orientati alla connessione, sono decisamente orientati a farci sentire che siamo una parte di un tutto, noi siamo esseri relazionali sia dentro di noi che fuori di noi. Sì. E tutto quello che è connessione, condivisione, sensazione di appartenenza è naturale per il nostro cervello, fin da quando siamo piccoli. E quindi la nostra condizione naturale, questo noi dobbiamo dirlo, noi siamo destinati alla felicità, perché questa è la nostra condizione naturale, se noi siamo a contatto con quello che c'è nello spazio interiore, se siamo a contatto con la nostra essenza, lì noi siamo esseri che sono in connessione, che sono parte di un tutto. Ma allora per questo che magari con i telegiornali e i giornali che ci dicono solo delle informazioni triste riusciamo comunque a rimanere non totalmente depresse e affranti? Sì, anche se bisogna dirlo, e so che anche voi ogni tanto ne avete parlato, che questo tipo di notizie, questo tipo di comunicazione certamente non ci aiuta, perché certo, rappresenta un modellamento comunque culturale, sociale, che ci devia proprio da quello che invece è la nostra attitudine interna, i bisogni di attaccamento, di connessione con gli altri, il senso della gratitudine, sono tutti in realtà innati dentro di noi fin da quando siamo piccoli, e quando noi coltiviamo questa dimensione noi abbiamo una felicità interiore, perché poi la felicità non è legata alle cose esterne, noi crediamo sarò felice quando avrò raggiunto una posizione lavorativa diversa, quando avrò raggiunto la laurea, quando mi sposerò. Ma se noi non siamo in contatto con lo spazio interiore adesso e non siamo felici all'interno, non lo saremo mai. Ma quindi però stai dicendo che è una cosa innato in tutti noi, questa felicità. Cioè la base è che noi siamo essere felici e che a volte viene un po' contagiato con, non contagiato, oscurato da cose che vediamo nel media, nelle notizie di oggi. Però è molto piacevole scoprire che la nostra naturalezza, cioè lo stato naturale è d'essere felice. Ma voi provate a pensare, pensa Chris, un bambino, un neonato, sì. Prova a pensare la miriade di espressioni che è in grado di fare, la meraviglia, lo stupore con cui si approccia al mondo. Un bambino in un certo senso fa l'amore col mondo, perché qualsiasi cosa la porta alla bocca, la tocca, vuole il contatto, la scopre, è in grado di stupirsi anche per una cosa che a noi può sembrare piccola. Allora questa è la felicità innata, la felicità interiore, cioè quella che fa sì che ogni volta, ogni istante sia un accadimento unico, straordinario. Il bambino ce l'ha innato questo, wow, e noi sì. In realtà ce l'abbiamo dentro di noi. Il bambino è erotico per definizione, wow. È un principio di vita. È la capacità di creare una connessione costante con il mondo ed è la capacità di meravigliarsi e di stupirsi e quindi di provare una gioia per il certo. Fatto soltanto di essere lì. Erika, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci se loro hanno mai provato questa sensazione di sorridere a qualcuno per nessun motivo. Isadora ci ha scritto dicendo: se incontro un anziano o un bambino per strada, mi viene spontaneo salutare e sorridere perché loro ti rispondono con entusiasmo. Con i miei coetanei, sia uomini che donne, no. E quindi sta praticamente dicendo questo, che con quell'entusiasmo viene più spontaneo, insomma, salutare e sorridere. Ma c'è qualcosa che possiamo fare noi nel nostro quotidiano per aiutare un po' questo? Perché si vede che non lo fa con gli adulti, non sorride.
Ma è un peccato, perché se siamo felici sarebbe bello condividerlo con tutti. Va bene, è molto interessante però quello che dice questo ascoltatore, perché tocca un aspetto anche legato alle nostre conoscenze che oggigiorno abbiamo di neuroscienze. Lui dice: quando io incontro un bambino o un anziano mi viene da sorridere, no? Perché so che loro mi rispondono, ma gli viene da sorridere anche perché lì si attivano dei circuiti cerebrali, che sono quelli dei neuroni specchio, le aree dell'empatia, la corteccia prefrontale, che sono toccate da queste immagini che evidentemente muovono un'emozione e vanno al di là, bypassano la soglia delle difese, perché il bambino e l'anziano riconnettono al mondo emotivo interno, evidentemente toccano degli archetipi che sono universali. Allora lì il cervello ha la possibilità di attivare quelle aree che sono corteccia prefrontale, giro del cingolo, sistema limbico, sono tutte aree che tra l'altro sono connesse al benessere interiore ma anche fisico, e spesso invece vengono bloccate nella loro attivazione dalle aree del controllo razionale, che evidentemente con l'adulto questa persona, e anche come lui probabilmente molti altri, mettono in atto, perché l'adulto viene avvertito magari come un potenziale concorrente, come un competitor, come un nemico, perché non si aprono quegli archetipi della tenerezza che ci sono invece nei confronti del bambino e dell'anziano. Allora questo è un bello spunto, noi dobbiamo coltivare questi archetipi interni, perché questi attivano una chimica e una fisiologia cerebrale che ci cambia. Quando noi siamo in controllo della corteccia prefrontale, noi siamo esseri che vivono nel mondo come in un luogo meraviglioso, dove ci possono essere possibilità nuove ogni giorno, dove noi possiamo avere opportunità, e chi incontriamo sulla nostra strada può essere un potenziale compagno di viaggio. Quando noi invece siamo in controllo di altre aree cerebrali, come per esempio il cervello rettiliano o la corteccia frontale, noi andiamo nel mondo come in una giungla, dove dobbiamo lottare, dove gli altri sono nemici, dove dobbiamo avere paura o dove dobbiamo stare nel controllo. E in realtà questo ci fa stare male e fa sì che i messaggi che mandiamo all'esterno, attraverso le espressioni del volto, ma anche attraverso i feromoni, attraverso mille messaggi che noi non controlliamo consciamente, ovviamente indurranno nell'altro la stessa cosa e rinforzeranno la nostra paura. Allora ovviamente non dobbiamo essere degli ingenui, però dobbiamo attivare uno stato di coscienza che corrisponde tra l'altro a un'attivazione neurofisiologica del cervello, tale per cui noi siamo nella chimica di questa felicità, che non è un'ingenuità blanda o superficiale, ma è una forma di umanità. È uno stato di coscienza, di consapevolezza. Wow. Mamma mia. Esatto. Ma è esatto. Fantastico. Erika Francesca Poli, grazie mille per essere stata con noi. Noi cercheremo di coltivare questo stato di coscienza, e se vogliamo avere meno aspettative, meno controllo, anche mentre siamo comunque svegli su tutto quanto che succede intorno a noi. Ma guarda, basta pensare che in realtà è sufficiente stare presenti e aprirsi allo stupore, alla meraviglia di quello che c'è, perché il cervello, come dire, inizia a felicitare, cioè inizia a creare e a produrre una chimica della felicità che ci cambia. E a noi produrre questa chimica ci interessa, e come? Tutta la vita. Erika, sentite, Poli, lasciatemi dire una cosa, che sì, però io mi trovo vicino a Forte dei Marmi, tra l'altro in un posto meraviglioso, a Serravezza, in un teatro mediceo, con un gruppo di persone che stanno facendo un corso con me, e che tra l'altro stanno ascoltando in questo momento l'intervista nella sala del corso. Ah, benissimo. Sono qua un sabato e una domenica proprio a imparare queste cose. Allora salutiamoli, e come vorremmo esserci anche noi. Sì, è vero. puoi tornare da noi, dottoressa Poli, perché è sempre molto interessante tutto quello che condividi con noi. È un piacere per me, vi ringrazio. Allora, ricordiamo i nostri ascoltatori. Rincorriamo i nostri ascoltatori il sito della dottoressa, www.ericapoli.it. Perfetto, perfetto. Grazie, un abbraccio. Grazie a voi e buon proseguimento.